noi pensiamo che la forza dello Stato, anche in questa occasione, possa assolutamente mostrarsi per quella che è, cioè la forza di un paese grande, democratico, che mette tutto il proprio peso nel contrasto ai trafficanti di esseri umani. Noi abbiamo varato 6 mesi fa, a novembre del 2014, una circolare che dava la possibilità ai prefetti, in connessione con i comuni, di far lavorare i migranti gratis e ovviamente in modo volontario, non essendo mai stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il principio o l'istituto dei lavori forzati, per cui in modo del tutto volontario e gratuito, iscrivendosi ad un'associazione di volontariato e venendo assicurati in via obbligatoria, possono lavorare. Se lei pure mi chiede quando lo farete, io vi dico abbiamo già cominciato, nel senso che ci sono tanti comuni d'Italia che hanno già risposto a questa indicazione e che stanno facendo lavorare i migranti, e questo è venuto alla luce dopo alcune polemiche che derivavano più dall'ignoranza che da altro, oppure da un mix tra ignoranza e malafede. Ma ci sono vari comuni, sia in Veneto che in Toscana, e ci sono numerose esperienze anche di successo che dagli amministratori locali sono state rivendicate come tali in questi giorni. Ma stanno facendo lavori utili alla collettività di vario tipo e che sono assolutamente compatibili con la loro presenza e anche con il loro status giuridico di profughi.